Oh via, prepariamo gli spaghetti alla chitarra. Pronti, via. Allora, prepariamo la pasta, quindi mettiamo la farina, le uova, noi siamo tre, quindi un etto di farina e un uovo, un goccino di olio extravergine di oliva, così. Poi aggiungiamo un pizzico di sale e io metto anche un po' di pepe, così. Iniziamo a mescolare prima nella ciotolina, io almeno faccio così, e poi continuiamo sulla spianatoia. Continuiamo poi con le mani fino a che non otteniamo un panetto liscio ed omogeneo. Adesso copriamo e lasciamo riposare per circa mezz'oretta. Ed ecco tutto quello che ci serve: la pasta, la chitarra, il mattarello. E il vassoio per appoggiarci i nostri spaghettini. Procediamo! Allora, tagliamo un pezzo di pasta, la infariniamo e con il mattarello naturalmente la dobbiamo stendere fino a che non abbiamo raggiunto lo spessore che più ci aggrada. A questo punto prendiamo la nostra pasta, la adagiamo sulla chitarra in questa maniera qua e iniziamo a stenderla qua sopra, in modo tale che poi gli spaghettini andranno giù. Siccome le ho fatte un po' lunghe, siccome gli spaghetti sono lunghi, basta rigirare la parte della pasta dall'altra parte e continuare a stendere. Possiamo farle più lunghe, più corti, come più ci piace, insomma. Ed eccoli pronti, naturalmente una spolveratina di farina e poi li mettiamo a riposare su un vassoio. Ecco gli spaghettini pronti, adesso li copriamo e passiamo al sughetto. Aggiungiamo lo speck al cubetto e lo lasciamo soffriggere un pochino. Sfumiamo con il vino bianco e aggiungiamo la polpa di zucca. Aggiustiamo di sale, di pepe e possiamo cuocere la pasta. Per renderlo più cremoso aggiungiamo un po' di besciamella. È pronto il sughetto! È tornata Frollina. Adesso mettiamo la pastina che ho fatto io. Così. La lasciamo cuocere proprio 2 minutini. Saltiamo la nostra pasta e poi la possiamo servire. Con la mia pastina zucca e speck, vi auguro buon appetito. Metticelo un po' di formaggio sulla pastina, sai tesoro? Giusto, giusto, giusto un picchino. È tornata Follina. Buona.